Parliamo un po' della lotta a salvezza in Serie A che quest'anno sta coinvolgendo tantissime squadre. E ne parliamo alla fine di un 33esimo turno che ha visto muoversi abbastanza le ultime posizioni in termini di classifica. Infatti, risultati alla mano, 5 squadre delle 7 coinvolte nella bagarre salvezza sarebbero 8, però io la Salernitana non me ne vogliano i tifosi, se qualcuno guarda i miei video la toglierei un po', diciamo, dalla questione, proprio perché la classifica della Salernitana è ormai altamente compromessa. Quindi considero solo le altre 7. Ecco, di queste 7, 5 nell'ultima giornata sono andate a punti: il Lecce, il Cagliari, il Verona, l'Empoli, il Frosinone, come abbiamo visto contro di noi. E quindi insomma la situazione si fa interessante. Le uniche che non hanno fatto punti sono Sassuolo e Udinese, che tra l'altro sono state sconfitte, guarda caso, in partite pesanti, cioè in 2 scontri diretti. Il Sassuolo ha perso in casa rovinosamente contro Lecce, partita che tra l'altro ho visto e che Lecce ha vinto 3-0, ma poteva vincere 5-6-0. Mentre invece l'Udinese ha perso nei minuti di recupero sul campo del Verona, che ha fatto un grosso passo in avanti, e dopo 2 considerazioni anche su Marco Baroni le dobbiamo assolutamente fare. E in virtù del prossimo turno, quindi della 34esima giornata, siamo al rush finale, mancano 5 partite. Il calendario è interessante perché il Frosinone, attualmente terzultimo con 28 punti, ospiterà la Salernitana. Quindi teoricamente sulla carta il Frosinone ha una bella occasione per prendersi 3 punti, una vittoria importante che tra l'altro manca da tanto, e fare un bel salto avanti in classifica, perché comunque Lecce ospiterà il Monza. Lecce avanti a 35 punti, dovesse battere il Monza, ipoteca la salvezza ed è finita lì. Sarà una bella partita che cercherò comunque di vedere, perché il Lecce di Gotti, anche qua ci arriviamo dopo, è una squadra interessante. Mentre per quanto riguarda le altre, saranno tutte impegnate in trasferta. Il Verona gioca all'Olimpico con la Lazio, che cerca punti europei, partita complicata, anche se l'Hellas l'ultima trasferta a Bergamo l'ha recuperata da 2-0 a 2-2. Poi c'è l'Empoli, che gioca a Bergamo con l'Atalanta, partita comunque difficile. Il Sassuolo va a Firenze con la Fiorentina, che ha una partita in meno, un punto più del Torino in classifica, e sta praticamente giocando sul 7° posto. Poi l'Udinese va a Bologna, è inutile dirvi che per il Bologna vincere è fondamentale. C'è anche il Cagliari, che va a Marassi contro il Genoa. Questa potrebbe essere una partita importante per i sardi, perché vincendo in casa del Genoa, contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, anche la squadra di Ranieri farebbe un bel salto avanti in classifica. E ve lo dico, per me il Cagliari, Salernitana a parte, ha forse la peggior rosa della Serie A, se si parla di qualità. Forse anche sotto al Frosinone, e forse, ecco, alla pari forse con l'Empoli, però parliamo di una delle ultime 3-4 a livello di qualità di rosa. Certamente il fatto di riuscire a stare davanti a squadre, seppure in crisi, come Udinese e Sassuolo, è una bella tacca al fucile di Claudio Ranieri. Entrando un pochino nel dettaglio, però, vorrei fare qualche considerazione anche proprio sugli allenatori. Per quale motivo? Perché dietro le panchine quest'anno si sono mosse tantissimo. Sostanzialmente tutti, quasi la maggior parte, ha esonerato almeno un allenatore. Poi c'è anche chi non l'ha fatto, dando continuità, e i risultati per ora sembrerebbero dar ragione. Però, per esempio, una squadra che ha beneficiato tantissimo del cambio di allenatore è il Lecce, passato dalla gestione d'Aversa a quella di Gotti. Luca Gotti, dopo la vittoria di Reggio Emilia col Sassuolo, arriva a 10 punti in 5 partite, quindi la media è presto fatta, 2 punti a partita. Ha praticamente ribaltato il Lecce, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale. Che Gotti abbia avuto un buon impatto psicologico sulla squadra è evidente, perché il Lecce gioca in maniera molto più spigliata, molto più coraggiosa rispetto alla gestione d'Aversa, dove soprattutto negli ultimi mesi la squadra aveva timore di scendere in campo e si sfaldava alla prima difficoltà. Tatticamente Gotti non ha cambiato tantissimo, però è una squadra che rispetto al 4-2-3-1 di D'Aversa, 4-3-3 anche di inizio stagione, si sistema inizialmente con un 4-4-2, soprattutto in fase di non possesso,
Quando attacca invece una punta a piccoli, di solito si mette in sottopunta in verticale a Krstović e attaccano col 4-2-3-1. Ma sottolineerei un'altra cosa, che nella partita per esempio contro il Sassuolo Gotti è andato a dominare con una marea di indisponibili, sostanzialmente una linea 4 di centrocampo che non aveva a disposizione. Se considerate che Anquist è di nuovo infortunato e quindi un esterno titolare non ce l'hai, che Banda ha finito la stagione perché si è operato al ginocchio e quindi l'altro esterno titolare non ce l'hai, più Ramadani e Kabba che non erano indisponibili, uno per infortunio e uno per squalifica. Eppure, ecco, questo è il grande passo avanti del Lecce, chiunque gioca sa cosa deve fare mettendosi a disposizione della squadra. E mi viene da dire, chissà cosa sarebbe successo se Gotti fosse arrivato prima e a gennaio il Lecce non avesse ceduto Strefezza, che era un giocatore molto importante che non rientrava però più nei piani di D'Aversa, e quindi giustamente la società lo ha monetizzato perché in quel momento era l'asset più importante che aveva un'offerta cospicua e sostanziosa. Contrapposto a Gotti, io ci metterei un po' la situazione del Sassuolo. Sassuolo che ha esonerato quasi 2 mesi fa Alessio Dionisi per prendere Ballardini. Vi dico già che la media punti di Ballardini è superiore a quella di Dionisi, ma comunque in prospettiva è comunque bassa. Quindi questo cosa ci dice? Che a Sassuolo ci sono dei problemi strutturali più profondi che non riguardano solo la qualità di chi siede in panchina e il lavoro dell'allenatore. Aggiungo una considerazione: il Sassuolo arriva ormai da tantissimi anni di salvezze comode, con puntatine nella parte sinistra della classifica, e ha una rosa di calciatori che non sono abituati a lottare per certi obiettivi. Mi ricorda un po' il Toro del biennio 2019-2021, quando con tanti cambi di allenatore ci si salvò sostanzialmente solo all'ultimo. Eppure i giocatori di qualità il Sassuolo ce li ha, ma ecco, non riesce ad esprimersi, perché poi partita dopo partita e sconfitta dopo sconfitta i punti diventano sempre più pesanti, e se tu non hai la fame, non hai la testa per giocare un certo tipo di partite, questi sono i risultati. Per me il Sassuolo rischia tanto, per me il Sassuolo rischia tanto. Poi un discorso simile a quello di Gotti si può fare per Nicola. Nicola ha fatto 18 punti in 13 partite da quando è arrivato all'Empoli, media di 1,38 con una proiezione, diciamo, ideale su 38 partite di 52 punti, che sarebbe tantissimo e probabilmente non li avrebbe fatti. Chiaramente il confronto con i predecessori è impietoso. Zanetti, che aveva iniziato la stagione all'Empoli, ha fatto 0 punti in 4 partite, quindi la media è 0. Mentre invece Andrea Azzoli ha fatto 13 punti in 16 partite con una media di 0,81, che in proiezione avrebbe significato 31 punti, e retrocessione da parte dell'Empoli. Nicola, quando subentra la stagione in corso, ha già dimostrato di essere un bel cavallo, però io su di lui ho tantissimi dubbi, al momento giustificati anche dalle sue esperienze pregresse, quando deve iniziare la stagione, come testimonia la sua ultima esperienza alla Salernitana, dove dopo la salvezza fu confermato e dovette essere cambiato circa metà stagione con Paolo Sousa. Però ecco, l'Empoli ha una rosa secondo me che dovrebbe faticare sulla carta ad arrivare quart'ultima, invece Nicola piano piano, anche con vittorie prestigiose tipo quella contro di noi e soprattutto quella contro il Napoli, la sta portando ha una salvezza, non dico tranquilla perché l'Empoli è sempre lì, però insperata fino a un paio di mesi fa. Situazione dell'Udinese, disastrosa anche qua come il Sassuolo. Nel momento in cui registro non è ancora stato ufficializzato il cambio di allenatore, ma verrà fatto, quindi dipende un po' da quando lo vedrete questo video. È possibile che il nuovo allenatore dell'Udinese sia Fabio Cannavaro, la scelta della disperazione. In lista c'era anche Reia, che penso abbia 80 anni. A Udine c'è una confusione anche a livello societario abbastanza rimarcata, e ne parlammo nel pre-Udinese Torino, vi ricordate, col mio ospite che ci spiegò per filo e per segno, recuperatevi il video se siete interessati alla cosa, cosa stava succedendo sulla piazza bianconera. Un Udinese che ha vinto solo 4 partite su 33, paradossalmente contro avversarie prestigiose, ma non è riuscito a vincere uno scontro diretto per la salvezza neanche per sbaglio. Questo pesa, e secondo me l'Udinese deve fare molta attenzione, perché virtualmente ha un punto in più in classifica, visto che deve giocare gli ultimi 20 minuti di Udinese-Roma, e quindi sarebbe quart'ultima, perché il Frosinone ne ha 28, l'Udinese andrebbe a 29, però insomma
questo non cambia nulla, perché già la prossima giornata ci potrebbe essere un ipotetico sorpasso in classifica. E l'Udinese è nella stessa situazione del Sassuolo. Anni di abitudine ad andare col pilota automatico per la salvezza ti portano poi nella stagione sbagliata a rischiare grosso. Tra le due credo rischi più il Sassuolo, però occhio all'Udinese. Sarebbe clamoroso in un anno solo perdere due squadre come Udinese e Sassuolo, che sulla carta sono attrezzatissime per la salvezza. Poi appunto tralascia la Salernitana, che ha una situazione anche societaria un po' così. Ecco, invece tra chi ha scelto di dare continuità alla guida tecnica anche nelle difficoltà ci sono Frosinone, Cagliari e Verona, che appunto ai rispettivi allenatori, quindi Di Francesco, Ranieri e Baroni, hanno dato fiducia anche nei periodi peggiori. Breve excursus su tutti e tre. Di Francesco, io auguro al Frosinone di salvarsi, perché è l'unica squadra, diciamo, delle ultime otto a non essersi mai snaturata anche quando i risultati non arrivavano. È vero, ci sono state delle piccole modifiche tattiche, il Frosinone aveva iniziato col 4-2-3-1, poi ultimamente Di Francesco è passato a una difesa 3, quindi una squadra un pochino più compatta, però dobbiamo considerare due cose. La prima, che il Frosinone veniva considerato da quasi tutti, me compreso, come vittima sacrificale del campionato, e soprattutto Di Francesco veniva dipinto come un allenatore fallito. E invece sta dimostrando che in una piazza che lo lascia lavorare comunque può giocarsi un obiettivo come la salvezza, che non era affatto scontato. Quindi io personalmente, anche se non conta nulla, auguro al Frosinone di salvarsi, consapevole del fatto che però, per come è stata costruita questa squadra, il prossimo anno andrà fatta una rifondazione, perché sostanzialmente è una rosa con due terzi dei calciatori in prestito, e quindi sarà molto difficile confermarsi nel caso in cui arrivi la salvezza. Per quanto riguarda il Cagliari, per me è una delle squadre che gioca il calcio peggiore della Serie A, però questa speculazione evidentemente paga. Il Cagliari, soprattutto in casa, è una squadra che riesce più o meno a smuovere la classifica. Anche l'ultima partita contro la Juve meritava di stravincere. La Juve è stata rimessa dentro da un episodio arbitrale, l'ennesimo di cui non si parla, perché quest'anno si è deciso che l'unica big con favori arbitrali è l'Inter, ma non è così, non è assolutamente così. E uno dei due gol della Juve è viziato da un fallo, tant'è vero che nel post partita anche Nandez, da capitano del Cagliari, si è lamentato, giustamente. Però ecco, rimane la prestazione di una squadra gagliarda, di una squadra sul pezzo, e soprattutto, molto importante secondo me quando si parla di lotta salvezza, una squadra che non ha mai mollato il suo allenatore, perché Ranieri è comunque credibile, è uno che nello spogliatoio viene rispettato, e quindi probabilmente il grosso del gruppo squadra non lo ha mai scaricato, e questo ha portato la società anche nei momenti peggiori a non valutare l'esonero del mister. E poi lo lascio in fondo, ma non per importanza, tanto di cappello a Marco Baroni per quello che sta facendo Verona. Cioè, il Verona è una squadra disastrata dal punto di vista societario. A gennaio è stata smantellata, sono arrivati degli sconosciuti sostanzialmente, o comunque giocatori da rilanciare come Serdar, come Vinagre, oppure appunto gente da campionati di medio livello che avevano tutto da dimostrare, tanto che Baroni disse che a un certo punto servivano degli interpreti per cercare di comunicare in allenamento con il gruppo squadra. Eppure le risorse morali e mentali di questa squadra sono ammirevoli. Il Verona è un'altra squadra come il Frosinone, a cui auguro di salvarsi, perché per quello che ha fatto Baroni, per il sacrificio che sta facendo la squadra, per tutto quello che stanno mettendo in campo, squadra viva, come dimostra la vittoria di in extremis contro l'Udinese, e anche per la piazza, che non ha mai mollato la squadra nonostante sia in aperta contestazione con la società e con Maurizio Setti. Cioè, quello che sta facendo il Verona sta passando sotto traccia, ma è assolutamente da sottolineare. E quindi complimenti anche ai tre presidenti, che hanno scelto una via più difficile, perché esonerare e dare la colpa all'allenatore di turno è sempre più facile, e ora si stanno giocando la salvezza tutte e tre con delle possibilità di raggiungerla. Questo va sottolineato, e spero soprattutto per Frosinone e Verona che alla fine questa salvezza arrivi, perché tra le squadre in fondo alla classifica sono quelle due che hanno, dal punto di vista anche extracampo, messo di più per raggiungere l'obiettivo. Vedremo come finirà, perché già dalla prossima giornata ci saranno scontri veramente interessanti, e alla fine chi avrà ragione?